Luca Di Gregorio, siamo alla vigilia della trasferta di Nisio, la prima dell'anno. Allora, buona la prima per la Pallacanestro Crema, una buonissima prestazione contro Bernareggio che ha a lungo impegnato i tuoi ragazzi, i tuoi naturalmente di Lognini e di Salieri. Adesso dicevamo, tocca far visita a Desio, una partita ovviamente non facile, probabilmente non ce ne saranno in questo campionato. No, assolutamente, la prima giornata archiviata positivamente, sicuramente ha lasciato un buono strascico positivo nei ragazzi, ora una dura settimana di lavoro in preparazione di Desio appunto, una squadra sicuramente molto giovane, rinnovata rispetto all'anno scorso, con una guida tecnica di tantissimo rispetto come Fabrizio Frates, che si appresta un valore aggiunto in questo campionato sicuramente. Una squadra molto giovane che ha richiamato due o tre elementi quali Brown, Fiorito, che avevano fatto le giovanili da loro, che sono rientrati dopo esperienze in più alte categorie, e hanno un solido gruppo di giovani dell'annata dal 97, 98, 99, di ragazzi molto validi alla loro prima esperienza, direi, da protagonisti in questa categoria. Ecco, si fa presto a dire giovani, però parliamo di un vivaio ad altissimi livelli in Italia. Assolutamente. Quindi giovani assolutamente di valore, pronti per la categoria. Assolutamente pronti, sia fisicamente, tecnicamente, che nel loro percorso giovanile hanno sicuramente potuto affrontare ottimi banchi di prova e che li rendono degli avversari molto temibili, soprattutto sul loro campo di casa, dove all'esordio in casa appunto ci terranno a fare molto bene. Dov'è che Crema può far male e dove invece deve stare attenta? Sicuramente possiamo far valere la nostra garra atletica e dobbiamo farla valere anche fuori casa, quelli che sono i nostri concetti classici, senza strafare, senza disfare i nostri piani partita, quindi forte aggressività in difesa, 40 minuti di lotta e di agonismo, e chi sarà più bravo vincerà.